Ciao a tutti, vediamo 5 motivi per cui gli uomini sono rifiutati, vengono rifiutati dalle donne. Allora, il primo motivo è che tendono a fare gli sboroni, cioè tendono a vantarsi, a millantare delle cose, a essere, diciamo, a dire io sono migliore, io sono qua, io sono là. Fare in questo modo significa automaticamente essere etichettato come insicuro, uguale maschio gregario. Ma non maschio alfa, ma bensì maschio beta, addirittura l'ultimo della lista, il più sfigato, che è il maschio omega, diciamo così. Quindi evitare di fare gli sboroni. Secondo punto, fare lo zerbino, fare il cavalier servente, quello che si dimostra bisognoso. Perché anche qua, diciamo, nella scala gerarchica del maschio, come dire, finisci all'ultimo posto, finisci proprio maschio omega, quello l'ultimo della lista, insomma, non dominante ma ipergregario, diciamo così. Qui evita di fare lo zerbino. Terzo punto è la volgarità. Molti uomini sono eccessivamente volgari, dicono parolacce oppure fanno commenti che non sono neanche doppi sensi, sono dei sensi unici, quindi sempre a parlare di sessualità e poi, tra l'altro, come dire, excusatio non petita, accusatio manifesta. Se parli spesso di sessualità è perché la sessualità per te rappresenta sicuramente un problema. Quindi, anche lì, come dire, evita le volgarità fondamentalmente. Poi, il quarto punto è essere noiosi. Essere noiosi vuol dire, come dire, parlare sempre delle stesse cose oppure di cose che non interessano. Se tu sei un appassionato di birra, è inutile che vai lì e ogni volta racconti la fermentazione della birra XYZ, piuttosto che, diciamo, se sei un appassionato di pecore argentine, inizia a parlare della lana merinos, che cavolo ne so. Cioè, sono argomenti che se uno ti chiede va bene. Ma in generale, qualunque cosa di cui tu sei interessato, cioè non è detto che l'altro lo sia pure, per cui cerca di non essere noioso. In uno scambio è importante, ma poi per dire sempre le stesse cose diventi noioso e le donne, e la noia, diciamo, è come dire, il bacio della morte, della seduzione, il canto del cigno della seduzione, diventa un piattume che non interessa. E il quinto punto è essere centrati su se stessi e non sull'altra persona. Se sei centrato su te stesso, non riesci a cogliere quelle che sono le esigenze dell'altra persona, per cui anche qua metterai in atto una strategia comunicativa sbagliatissima. Devi imparare a creare empatia, cioè entrare dentro la testa dell'altra persona, in modo tale da poter sintonizzare sulle sue esigenze e non soltanto sulle tue. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda postata nei commenti e riceverai un video di risposta. Se il video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!